Decima edizione del torneo Liga Actea, Actea League, partita fra Phenomenons e Universal. Rotondo risultato per 8-0. Abbiamo l'uomo partita, Johnny D'Amato. Complimenti per prestazione, soprattutto complimenti per il gol. Un gran gol, palo, doppio palo diciamo quasi. Ecco, di solito questa partita è una partita da under, se si può dire così, 0-0, 1-1, 1-0. Oggi diciamo avete fatto una bella goleata. Sì, oggi abbiamo fatto una bella partita. Giustamente loro poi erano in 6, quindi è stato tutto più facile. Però oggi eravamo messi bene in campo, quindi anche 7 contro 7, secondo me oggi la partita l'avremmo vinta. Abbiamo fatto delle belle azioni, anche dei bel gol. Il mio gol è stato un bel gol, palo, entrata. Certo, diciamo che Antonio forse Antonio è uscito, forse ti ha lasciato un po' solo. Sì, ha lasciato solo, però alla fine ho stoppato bene il tirato. Però alla fine abbiamo giocato bene. A un certo punto poi abbiamo avuto più storie, però siamo contenti anche per la differenza rete, stavamo giocando, quindi ora abbiamo 6 punti e vorremmo arrivare primi, però in caso anche un buon secondo posto per cercare di non prendere la prima degli altri gironi. Ecco, quindi dopo la vittoria con Animaniac, dopo la sconfitta con Animaniac si è trovata questa seconda vittoria. Possiamo dire che informazione tipo potete dire la vostra del torneo. Oggi non c'erano defezioni, eravate quasi tutti al completo. Sì, sì, è la squadra completa, tutti i reparti, centrocampo, in difesa, in attacco, in porta. No, la partita non finisce 0-0, 1-0, 2-1, ma la partita finisce con tanti gol e ci divertiamo. Scusa un attimo, abbiamo qua anche il capitano. No, il capitano, io volevo precisare che Giovanni D'Amato non lo conosce nessuno quando lo conosco io. Sta tornando il Giovanni D'Amato, che insieme a Federico, che ha mangiato il panettone ancora sta digerendo, è uno dei migliori centrocampisti con cui mi hai giocato. Quindi mi fa piacere che sia ritornato. E allora una piccola domanda per Ciccio Patti, una piccola domanda. Come diceva Giovanni D'Amato, questo discorso, oggi informazione tipo, con Animaniacs, mi pare informazione tipo, sconfitta all'ultimo, una squadra comunque molto quotata con Animaniacs. Ecco, informazione tipo potete dire la vostra in questo torneo. Sì, sì, no, sono contento perché magari quando eravamo in 8 c'era Giovanni che cambiava, sai, salto nei equilibri tattici. Invece così siamo in 7, sperando che non succeda qualcosa di grave, tutto al completo, siamo quelli dell'anno scorso, tipo, quindi ci troviamo bene, possiamo dire la nostra. Speriamo, mi dispiace comunque vincere contro 6 persone. Va bene, allora speriamo bene per il prossimo del torneo. Ciao ragazzi. Grazie a te.